E Buonasera a tutti e tutte e benvenute a questo talk Il Sur Resiste organizzato dall'associazione IABasta e Bessé, associazione che si occupa di eh, internazionalismo e di tessere rivoluzioni e eh, relazioni rivoluzionarie e progetti di solidarietà in varie parti del mondo. Eh, il talk si chiama Il Sur Il Sur resiste perché dal 25 aprile al 7 maggio una folta delegazione dell'associazione dei centri sociali del Nord Est ha partecipato appunto a questa carovana intitolata Il Sur resiste, eh, organizzata dal Congresso Nazionale Indigena eh, Messicano che ha attraversato sette stati del Messico sudorientale. A parteciparvi oltre 170 fra delegati e delegate di organizzazioni messicane e internazionali che hanno toccato con mano le devastazioni delle grandi opere imposte dal capitale transnazionale in questo territorio e soprattutto le vessazioni verso le popolazioni indigene che vi abitano. Una carovana per supportare i processi di resistenza delle popolazioni locali, ma anche per evidenziare le strategie comuni con cui viene portata avanti l'aggressione alla terra e ai territori, dimostrando come il capitalismo neoliberale agisca con obiettivi e modalità simili a livello mondiale. Da questa consapevolezza scaturisce la volontà di continuare a tessere relazioni internazionali per una resistenza globale, consci che lo scambio e l'ascolto di realtà diverse dalle nostre possa arricchire la nostra chiave di lettura del mondo. Per questo siamo qui con eh, Mario e Nissagie dell'Assemblea dell de Pueblos Indigena dell'Istmo in Defensa della Tierra in Territorio, un'organizzazione indigena dell'Istmo di Tehuantepec in Oaxaca, Stato Messicano, eh, afferente al Congresso Nazionale Indigeno. Eh, Mario e Nissa sono stati parte del comitato di organizzazione di questa carovana e, e siamo molto felici di poter eh, averle qui con noi proprio perché eh, uno dei punti focali dell'associazione è quello di dar spazio alle popolazioni in, in resistenza e in ribellione nel mondo pensando che il migl miglior modo per comprendere determinati processi è quello appunto di far parlare direttamente i protagonisti e le protagoniste di questi processi. Eh, per questo cercherò di lasciare il più possibile la parola a loro, non abbiamo moltissimo tempo ma ci sono molti punti che vorremmo toccare eh, Partirei quindi subito uh, con, con le domande. Eh, partiamo da Nisa. Nisa, benvenuta. Eh, la, la prima domanda, eh, anche per dare un contesto generale, è appunto che cos'è il Surresiste e da che processi nasce. Nisa, per iniziare, vogliamo che puoi condividere con noi che è il Surresiste, da che processo nasce e che obiettivi hai. Bueno, este, buenas tardes. Eh, eh, bueno, mi nombre es Nisa, este, como ya lo presentó mi compa, y este, bueno, soy de México, de Juchitán, y bueno, soy de la PID, ¿no? y, del Congreso Nacional Indígena. Eh, buen pomeriggio a tute a, a todas, yo soy Nisa, eh, vengo de Juchitán, en Oaxaca, en eh, México. Y de parte del lápiz de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo. Eh, bueno, El Sur Resiste pues, es, una, es una propuesta de un proceso de articulación eh, que nace eh, bajo pues, varias experiencias que pues, se vivieron ¿no? en, el, en, en el momento. Bueno. Eh, el Sur Resiste es un, una, propuesta, eh, una propuesta política. Es una propuesta de articulación de los varios procesos políticos que se dan en este momento en la parte sudoriental del México. Y pues que este surge también de esta experiencia que nace del primer momento que es la gira zapatista, bueno, la gira por la vida, que bueno, yo también fui delegada este, como parte de la organización de la PIT, pero también como parte del, de, pues, del Congreso Nacional Indígena del CNI. E, e sicuramente eh, riconosciamo come questo processo abbia le sue radici eh, nella gira Zappattista, nella gira per la vita che due anni fa ha portato qua una folta delegazione di compagni e compagnie zapattiste, ma anche una delegazione eh, del congresso nazionale indigena e nello specifico Nisa eh, ha partecipato a questa delegazione abbiamo avuto anche la fortuna di averla qui nei nostri territori a Padova e Venezia come delegata dell'APID uh -huh. Sì, e quindi anche qui conosciamo a los compas de Yabasta e, bueno, del de, de, de los centros sociales del noroeste d'Italia. De, de Entonces, pues, fue como la, el primer momento, no, de, de conocernos y de empezar como articular. E, e proprio in questa occasione abbiamo stretto i primi contatti con l'associazione Yabasta di Bessè e, e i centri sociali del nord-est con cui abbiamo quindi iniziato un, un processo comune. Y de ahí, bueno, regresando a México surge eh, la eh, caravana por el agua y por la vida, ¿no? Que surge en marzo-abril del 2022. Eh, poco tiempo después del ritorno in México, eh, se si da una grande caravana para el México, que es la caravana eh, por el agua y e por la vida, que eh, eh, dura casi dos meses, fra marzo y e abril del 2022. Y bueno, ahí participamos también como organización, como LAPID, y también recibimos la caravana en la comunidad de Puente Madera. Y e, en esta ocasión hemos participado como delegadas y e delegados del de LAPID y e, e además de esto hemos también recibido una etapa de la caravana en nuestros territorios, en lo específico en la comunidad de Puente Madera. Pues entonces pues empezamos a notar como esa necesidad ¿no? de, de poder como encontrarnos en los diferentes puntos. Desde la caravana por la vida, la gira por la vida, pero también por esta caravana. Y ¿no? también e, e da estas dos experiencias anche nasce eh, esta necesidad de encontrarse y de confrontarnos en diversi puntos de di acción política y e territorial. Entonces, en mayo eh, recibimos pues, a los compas de Yabastán, Nando y Francisco. Francisco, Francisco en eh, la oficina de Juchitán. E subito dopo questa questa esperienza abbiamo ricevuto ne, ne, nella nostra sede a uccitane de, de saragossa eh, due compagni nando e francesco che sono stati quindi i primi delegati della nostra organizzazione a visitarli direttamente nei loro territori e ai partì un inizio no di poter generare come sta proposta che viene già desde trabajando 6 e nascendo del 2021 con la gira e quindi queste varie tappe fanno sì che prenda forma eh, questa proposta che è perfettamente in linea con quello che è all'inizio, quindi con quella che è stata la gira zapatista per la vita. E come fu la prima articolazione, da qui ci organizzamos, platicamos y en a la de e in agosto ricevimos alla delegazione di Giavasta. E quindi da questa visita, iniziando a pensare come poter articolare, come poter proseguire questo lavoro. Eh, è nata la carovana eh, dello scorso agosto eh, che è stata fatta insieme dal da Lapid e dalla associazione Iabaste di Bessé. Per cominciare a fare un recorrido nel sud-est mexicano, da qui, poi già comincia a nascere questa iniziativa del Sud Resiste. Eh, e questa carovana nell'agosto passato ha proprio attraversato eh, i vari territori del sud-est messicano, che tra l'altro, qua potete vedere una mappa. Per rendere un po' più chiara anche la geografia del luogo, eh, con cui abbiamo attraversato quindi non solo i territori eh, di Marionissa, ma tutti i territori del sud-est, e quindi inizia questo processo di articolazione. E, e quindi da questo momento si inizia a. Eh, a, ad attivare, riattivare una rete che già esisteva ma che in quel momento non era molto attiva, cercando quindi di rimettere in connessione tutte le varie organizzazioni di questa geografia. e quindi in, in questi 8 mesi. Eh, dopo questa, questa carovana si inizia eh, tutto il processo di organizzazione per arrivare ad aprile di quest'anno alla carovana El Sur Resiste. La carovana e l'incontro encuentro internazionale. <ride> la carovana e l'incontro internazionale El Sur Resiste. E quindi questa è una proposta dove noi possiamo incontrarci dal sur, ma non solamente dal suroeste mexicano, sino da tutti i sur che esistono nel mondo. Porque... Aunque se habla de, de, este, de que aquí es el, el, el norte global, pero pues también existen sures, ¿no? y que también vimos en la caravana, también, desde la caravana de la gira. Entonces, como que eh, pues esto, ¿no? que, que nos podamos ver ¿no? en, en este proceso. Y eh, e quindi, eh, parte de esta articulación, el eh, sur resiste, que no quiere solo ser una organización del sur del México. Eh, ma vuole eh, essere eh, molti sud, si parla molto spesso di nord globale, ma eh, questo processo è partito dal riconoscimento di un sud globale che abbiamo potuto riconoscere anche nella stessa gira por la vita zapatista. Esatto, quindi la volontà di nominare e di identificare quello che appunto è il sud globale intesa come unione politica dal basso. Grazie a Snisa. Passiamo quindi eh, a Mario. E, eh, con Mario vorrei iniziare a entrare un po' più nello specifico di quelli che sono stati i temi <coughs> e, e ciò che abbiamo incontrato eh, in questa carovana, che sono temi trasversali a, a quella che è la situazione in Messico. E, e quindi principalmente vorrei chiederti Mario... Eh, da, da che, de, su che processi si installa la carovana, che, che opposizione vuole effettivamente fare e principalmente per quello anche che abbiamo potuto osservare, eh, come si inserisce in un contesto di guerra per le risorse, controllo del territorio e soprattutto anche a livello di militarizzazione e di repressione nel territorio del sud-est messicano. Eh, Mario quería empezar entrando un poco en, en el tema más específico de la, la caravana y de lo que hemos visto y hemos encontrado, eh, sobre todo a nivel de, de la guerra por los recursos y la guerra por el control del territorio que ahora hay eh, en el sureste mexicano y, y que también significa mucha represión y militarización del, del territorio. Sí, eh, pues saludos compas a todas, todos y todes. Justamente voy a hablar de la parte gris de, este, de esta historia, ¿no? Y es que la caravana se hace en un contexto de guerra geopolítica en la que se está disputando el territorio de la región más angosta del país para concretar un corredor militar, energético, industrial y comercial que se posicione en esta zona y saque todo lo que pueda. Eh, saluti a tutti, tutte, tutu. A me adesso tocca la parte un po' più grigia di, di questo discorso, e, e quella quindi di eh, andare a raccontarvi di questo eh, contesto geopolitico in cui c'è una disputa per il controllo della parte più stretta eh, del Messico, eh, l'Istmo e Tehuantepec, in cui c'è la volontà di creare un corridoio che sia eh, non solo geopolitico, ma che sia commerciale e eh, politico. Mi, militar militare e industrial. Y esto es constituir una nueva frontera en el sureste del país en la que se contenga toda la migración que está llegando del sur global para evitar que lleguen Estados Unidos y para que sea la mano de obra barata para la industria que pretende instalarse. En eh, e in esto eh, se si está creando también una nueva frontera. Eh, Una frontiera che possa effettivamente andare a controllare in questo punto molto stretto quelli che sono i flussi migratori diretti verso gli Stati Uniti, e quindi poter controllare questi flussi e anche sfruttarne la, la manodopera economica nei vari centri industriali che si stanno eh, costruendo in questa zona. Chi controlla questa regione va a poter saqueare la terra, l'agua, i boschi, le selvas che han sido defendidas históricamente por los pueblos indígenas que habitan esta región de México. Chi controlla questa, questa regione eh, si troverebbe con la mano libera per saccheggiare eh, i boschi, l'acqua e eh, tutto il territorio naturale che per migliaia di anni è stato difeso e è abitato dalle popolazioni indigene di questi territori. E ante questo contesto di de despojo, di de saccheggio, i popoli indigeni ci organizzano per resistere, per luchar, per difenderci e también per costruire autonomia. E in questo contesto quindi di, di saccheggio, di spoliazione, eh, noi le popolazioni indigene ci siamo organizzate eh, per resistere, per, eh, per lottare, ma anche per creare autonomia. Nos estamos enfrentando al gobierno mexicano y sus tres niveles, que es el municipio, el estado y el gobierno federal. Nos estamos enfrentando al ejército y en el peor de los casos nos tenemos que enfrentar al narcotráfico. En eh, este proceso, obviamente, estamos eh, andando contra che que son los tres niveles del estado mexicano, a nivel municipal, estatal y e federal. Nos encontramos eh, contra el ejército mexicano. e nei casi ancora peggiori ci troviamo ad affrontare quelli che sono gli interessi del narcotraffico. Claramente tutto il governo obbedisce a i grandi capitalisti di Messico e del mondo che pretendono appropriarsi di questa regione con un sogno di hace più di 123 anni. E, e ovviamente il governo messicano eh, obbedisce appieno a quelle che sono le volontà del capitale transnazionale. Che con un sogno che dura da più di 123 anni, che ha sempre eh, individuato questa regione come un controllo strategico per il controllo delle risorse. Demandas, órdenes de aprensión, amenazas, hostigamientos, son las cosas que tenemos que enfrentar en los territorios, pues por defenderlos, no? por defender la tierra, el agua y pues la vida misma. E, e in questo, eh, le minacce, le, le pressioni, eh, Gli ordini de captura, también a nivel legal, eh, son tutta una serie de cuestiones que afrontamos en nuestro tentativo de di defender eh, la vida y e el territorio. Y dejar claro que la lucha que hacemos es una solución viva ante la crisis climática, es una lucha por el futuro y recordarnos siempre que si nos tocan a uno, nos tocan a todos, porque lo que está en juego es la existencia de non solo dei popoli della regione dell'ISMO, ma di de tutti quelli che vogliamo continuare a vivere in questo pianeta. Eh, è chiaro che la nostra postura eh, di fronte a questo problema eh, è una lotta e una soluzione a quella che è la, la crisi climatica eh, globale eh, ed è una lotta eh, in cui eh, deve essere abbastanza chiaro che... Eh, come diciamo spesso, se toccano uno, toccano tutti e tutte, perché questa lotta si inserisce non solo per le popolazioni locali dell'istmo, ma eh, si inserisce a livello globale nella lotta di chiunque voglia e, e, e lotti per vivere in un mondo migliore, in un mondo in cui poter eh, visualizzare un futuro per le, per le nostre popolazioni. E solamente tenere chiaro che no, questa guerra che que stiamo viviendo per il territorio Estas guerras que nos están imponiendo son por una disputa entre dinero, ¿no? mientras ellos se pelean el control, nos están llevando con ellos al, al exterminio ni a la muerte. Eh, e Debe ser claro que esta guerra por el territorio es una guerra puramente económica, por el dinero, y eh, e mientras ellos eh, continúan a luchar entre ellos por el control de esta situación, Eh, finiscono per eh, lasciarci in una situazione di sterminio che ci può portare allo sterminio. Grazie, Mario. E torniamo a Nissa perché. Adesso mi dispiace che poi sempre Mario fa le parti un po' più grigie e più tristi e, e, e lasciamo le domande un po' più propositive per altri. Ma anche Mario nel suo intervento eh, mostrava come la resistenza attiva a questi progetti non si organizzi solo in termini di opposizione, ma anche di costruzione di autonomia. Per questo vorrei chiedere eh, a Nisa eh, come eh, Unire queste due modalità di opposizione e quindi vedere anche l'opposizione come costruzione di autonomia e, e nello specifico eh, come questo eh, livello costruttivo eh, si inserisca in eh, delle materie anche molto specifiche come possono essere quella dell'educazione, del ruolo di cura e del ruolo delle donne. Nisa Paraseghir. Eh, y dejando a Mario la parte gris y dejando a ti la parte positiva, que, que Mario también dijo que esta oposición también se pasa a través de la, la construcción de autonomía. ¿no? Entonces quería pedirte eh, cómo ven ese doble proceso, entonces no solo la oposición eh, física, sino también la oposición como construcción de autonomía, en el específico eh, en algunos temas que, que son el tema de la educación eh, y del... Eh, del de, de rol de la de, de la cura y de, la, de las mujeres este, bueno partiendo un poco también de este contexto de, de pues vernos y articular pues también y de ver cómo resistimos y luchamos ante todos estos este pues monstruo que está aquí también eh, pues hay que vernos y hay que escuchar también todos estos procesos de Pues di costruzione ¿no? di questa autonomia o di queste altre forme ¿no? di resistere, che sono come processi di apprendimento. E, e quindi, eh, quando siamo all'interno di questi processi, eh, la volontà è quella anche di osservare e capire eh, come possiamo organizzarci e, e come possiamo combattere questo, questo mostro, questo mostro capitalista. Eh, Partiendo eh, de las varias formas con las que podemos resistir, y e esto, obviamente, es parte también de pro un proceso de di, di educación. Porque somos, eh, bueno, ha, ha habido todo un proceso de tratar de eliminar nuestras comunidades o, o a las comunidades indígenas, pero pues resistimos, ¿no? seguimos resistiendo y seguimos cambiando y transformándonos uh, en todo este proceso. Y entonces, pues buscamos otros procesos también de cómo, de cómo vemos la educación, de cómo vemos la salud y este proceso que ha sido, pues que ha, ha, ha existido y ha resistido desde hace más de 500 años. Y eh, eh, no obstante, nos encontramos en un claro proceso de exterminio, sea físico que cultural, eh, Noi continuiamo a resistere, come abbiamo resistito per centinaia di anni, e in questo cerchiamo sempre di eh, trasformarci e adattarci alla situazione che dobbiamo affrontare. E, e in questo quindi anche ripensare, rivedere quelli che sono i nostri processi, come i processi di educazione e, e, di, e di salute. E bueno, e también la alimentación, que es un pro, un, una... Eh, una enseñanza ancestral que ha estado ahí también, no, la milpa que ha sido importante volver a retomar como todo eso. En e estos procesos, también la alimentación es una cuestión muy importante. Eh. Perché ci arriva direttamente dai nostri antenati e quindi anche riprendere tutto il processo de, della milpa, che quindi è la, la produzione agroecologica base della, della formazione indigena, eh, ci aiuta in questi processi di resistenza e di costruzione di alternative. E quindi, tutti questi punti. Coincidimos ¿no? en toda esta, esta gira, en todas estas caravanas, en todas estas, estas visitas que hemos hecho, coincidimos en eso, en, en poder como cambiar desde ahí nuestras realidades. Y e en estas caravanas, en este proceso que dicevamo, es proprio aquí que hemos visto los puntos en común de cómo eh, podemos coincidir en todos estos procesos, obviamente cada uno con sus particularidades, pero coincidir en estos procesos de ripresa de determinadas formas auto Entonces, por ejemplo, en, en, eh, tenemos también esta resistencia civil a no pago de luz, que también es una articulación que tenemos en varios estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Campeche, ¿no? y que también se vio ¿no? a través de este proceso. E abbiamo tra l'altro anche altri processi di resistenza che si danno. Ad esempio, abbiamo una rete che è la resistenza civile contro le alte tariffe elettriche, che si sviluppa in vari stati, come in Oaxaca, in Chiapas, Campeche, Veracruz, e che quindi è contro le tariffe della luce per riappropriarsi dell'energia elettrica. Porque, bueno, es nuevo la luz, pero es un derecho, es, es una lucha que tenemos que tener como un derecho humano, porque ya es básico e indispensable en nuestras vidas, desde la educación hasta la salud, ¿no? Y que es parte también de lo que vivimos después de la pandemia, ¿no? todos estos cambios. Entonces, eh, e obviamente, no obstante, la electricidad, la luz, sea un. Un qualcosa anche di nuovo è importante riconoscerlo come diritto umano perché è parte fondante de, delle nostre vite esattamente come il diritto all'educazione alla salute e questo c'è anche stato molto chiaro durante il periodo della pandemia También tenemos procesos en, eh, en este, muy relacionados con, con la educación y desde la, este, de, de la L'educazione e la promozione di giovani e di donne, di poter riconoscere anche i nostri diritti dalle donne e dai pueblos indigeni. Eh, abbiamo ovviamente anche eh, processi di educazione che sono eh, maggiormente specifici in quello che è il ruolo dei giovani e delle giovani e, e delle donne. Eh, questo per. Eh, poter eh, promuovere quello che è il loro ruolo in quella che deve essere un, una società giusta e, e soprattutto andare a rimarcare quelli che sono i loro diritti come eh, parte di popolazione discriminata. E anche per cercare questa altra forma di come curarci, che non sia questa imposizione que che ¿no? ci hanno dato, ma come noi sempre ci siamo curati come comunità indígenas. Desde, desde casas de salud comunitaria, come promotoras de salud. In, in questo, anche il processo di eh, recuperare le nostre forme in con cui curarci e come eh, non dover per forza seguire che, quello che è il modello imposto a livello di salute, ma poter recuperare quelle che sono le nostre tradizioni a livello eh, di, di salute, eh, lo vediamo importante e perfettamente congruente a tutto questo processo. Y bueno, y lo principal también, ¿no? la alimentación, que es básica, que es indispensable y es importante, ¿no? y que es parte también de nuestra identidad y de nuestra cultura, que dependiendo de dónde seas, pues tu la alimentación te identifica ¿no? de dónde eres. Entonces, creo que eso también es una resistencia que tenemos. Y e, e como dicevo prima, también a nivel de alimentación, porque eh, la alimentación es la base de la vida. E, e oltre a questo, è una cosa che ci identifica molto, è un fattore culturale molto importante. Si dice che eh, l'alimentazione, comunque, eh, va a, a definirti anche culturalmente, e quindi una lotta per l'alimentazione è anche parte di tutto questo processo eh, di resistenza. E pues tutto questo nos coincide in che necessitamos creare questi spazi di educazione dove podamos, come, apprender, e apprendere non solamente desde. pues desde esta, de esto que nos han enseñado, sino desde cómo vosotros nos sentimos parte ¿no? también. Y pues al, surge pues desde nuestro proceso de organización, pues surge la escuelita de la tierra, ¿no? donde también es parte de la escuelita de, la, de promotoras de, de, de defensa del territorio. Y entonces todo esto nos porta a... a voler eh, sviluppare processi educativi e, e apprendere soprattutto qual è la nostra maniera di organizzarci, anche come noi vediamo questi che sono eh, i modelli organizzativi o educativi eh, tradizionali e sentire come noi ci sentiamo all'interno di queste modalità. E, e per questo ad esempio noi abbiamo fondato l'Esquelita della Terra, della tierra, che è quindi un luogo di, di educazione. que abracha diversas fases, quindi sea la parte de la producción agrícola, la parte de la alimentación, pero también sobre la parte de la defensa de la tierra y e del territorio. Y entonces pues ahí también retomamos que es importante hablar sobre las violencias que vivimos como mujeres en las comunidades, pero también desde nuestros derechos, ¿no? desde el derecho de la salud sexual y reproductiva, desde hablar y nombrar qué es el patriarcado y poder desde nosotras y desde nuestros propios entendimientos, saber qué es, ¿no? poder reconocerlo, reconocer estas violencias y poder ver cómo podemos enfrentar ante toda esta, esto, esta violencia que vivimos en México, ¿no? que es un estado feminicida. ¿no? Eh. Quindi riprendiamo e capiamo che il nostro metterci in discussione deve anche partire dal riprendere determinati temi e discutere sopra determinati temi e, quindi, anche e soprattutto, a come ci sentiamo come donne e come vediamo la nostra salute sessuale e riproduttiva. Ricordarci che bisogna nominare il perché subiamo la violenza, e che è la violenza patriarcale di uno Stato come il Messico, che è uno Stato femminicida, e quindi riconoscere qual è il e riconoscere la struttura patriarcale a cui dobbiamo opporci. E anche è importante lavorare e parlare desde le giovani, i giovani e le giovani, che poi sono parte anche di questa resistenza e que... che. aunque de repente a uno hable como lo, el futuro son los jóvenes, pero también son este presente y están viviendo en este momento. Entonces es importante que reconozcan y vuelvan a, a reapropiarse de, la, de, la, de ciertas cosas que ya han sido como, pues, a, se han aislado, ¿no? Como el proceso de sembrar, de conocer, y la milpa, por ejemplo, o el maíz. Eh. Per questo pensiamo che sia molto importante lavorare con, con i giovani e le giovani, eh, perché sono parte di questa resistenza. Spesso si dice che eh, i giovani e le giovani sono il futuro, ma non dobbiamo dimenticarci che sono anche il presente in questa situazione. E quindi dobbiamo aiutarli e aiutarle a riappropriarsi di determinate cose, eh, riappropriarsi della semina, riappropriarsi. Eh, Del, de su rol y quindi eh, poder portar adelante también a través de ellos una resistencia. Y pues la salud que es indispensable para la vida también ¿no? y, y que pues con la pandemia nos dimos cuenta en nuestro país que pues no pudo sostener toda esta crisis, ¿no? hubo mucha desinformación, hubo muchas dudas, no se sabía qué estaba pasando. Entonces pues... Todos regresamos a lo que sempre sabemos, las plantas. Las plantas sono importantes e nos insegnano e nos curano. Eh, e quindi anche la salute è indispensabile in, in questo processo, e soprattutto con la pandemia ci siamo resi conto eh, di varie cose. In primis che lo Stato non ha la possibilità di gestire processi del genere. Eh, c'era molta disinformazione, c'erano molti dubbi, no, non si sapevano molte cose e quindi siamo tornati a ciò che effettivamente sappiamo e quindi alle nostre piante medicinali e alla nostra maniera di curarci collettivamente eh, come sempre abbiamo fatto in maniera da cercare di affrontare questo problema in maniera autonoma. Grazie. Grazie. Okay, torniamo a, a Mario. E, eh, quindi a Mario per iniziare a, ad arrivare nella parte eh, più conclusiva e iniziare a tirare le fila di questi, eh, di questi processi di cui abbiamo parlato. Eh, quello che effettivamente rimane eh, dopo eh, i vari processi che ci hanno raccontato, dopo la carovana, eh, di, di questo aprile e maggio dopo l'incontro internazionale è la volontà comunque di eh, continuare a tessere relazioni e continuare in questo processo di articolazione. Eh, quindi la domanda è effettivamente, eh, arrivati a questo punto, effettivamente cosa possiamo fare per proseguire in questo percorso e, e quali sono le prospettive future di una congiunzione come quella che, che ci state raccontando. Y, y entonces, Mario, para eh, empezar a entrar en, en la última parte de, de, de esta conversación, eh, quería preguntarte, a raíz de, de lo que fue la, la, la caravana del sureste, el encuentro internacional, eh, efectivamente, eh, ¿qué sigue? Entonces, ¿cómo podemos seguir en estos procesos y cómo podemos seguir organizándonos eh, en es, de esa manera? Bueno, pues el llamado es muy claro, que es un llamado a todo el sur global. Todos quienes estamos en contra del norte global ya estamos parados del lado del sur que resiste y nos toca organizarnos, compartir y luchar por la vida. Aparece evidente como esta vaya a ser una llamada, una llamada a todo el sur global. E definendoci sud globale come opposizione a quello che è il nord globale. E quindi eh, la volontà di condividere, di scambiare e soprattutto di lottare eh, contro questa situazione, e di lottare per la vita. Questa chiamata alla campagna globale del sur resiste è per che cada territorio haga lo che vuole con questa identità, con questa idea, con questa mozione di organizzazione collettiva e di pensare che ci vogliamo incontrare in questo cammino con altre realità. Eh, e quindi questa, questa chiamata, a quella che quindi possiamo definire una campagna globale di Esurresiste, eh, vuole in realtà essere un... un, un Qualcosa da lasciare ai territori e quindi che ogni territorio possa identificarsi con questa cosa e possa anche interpretarlo come più ritiene opportuno, eh, in modo che eh, sapere di star lottando tutti e tutte dallo stesso lato e che continueremo comunque a incrociare il nostro cammino in tutti i passi che seguiranno. Hagamos caravanas, talleres, bailemos, hagamos foros, incendiamo tutto. Lo importante es que sea de manera colectiva, organizada, y que tengamos la perspectiva que todo lo que hacemos es, pues, por poder sobrevivir a un futuro incierto. Eh, quindi facciamo carovane, beh, balliamo, facciamo dibattiti, incendiamo tutto. Pero in, siempre en in manera organizada y e colectiva, eh, para saber que eh, no nos riconosciamo en el futuro que nos vogliono dar, sino que nos riconosciamo a un, un futuro en que poder eh, construir insieme. Hay un llamado a que este próximo 12 de octubre nos movilicemos de manera global, de manera dislocada y de manera coordinada, en la que podamos nombrar y señalar. a tutti responsabili di questa crisi civilizzatoria che nos annuncia un esterminio. Eh, quindi c'è anche chiam questa chiamata a una mobilitazione globale per il 12 ottobre eh, in cui eh, poter fare un'azione eh, dislocata, eh, globale, nei vari territori, in cui poter effettivamente eh, nominare e incolpare chi sono i responsabili eh, di questa crisi globale Y poder demostrar la nuestra unión y la nuestra oposición al oro. Creemos que, es, creemos que es importante que desde esta realidad, aquí en los sures que existen en Europa, se puedan coordinar y organizar. Así como hay muchas experiencias buenas, hay muchas experiencias malas. ¿no? Y creemos que el sur resiste, solo es un pretexto más para resistir. Quindi pensiamo che sia importante che, che questa chiamata sia effettivamente globale, che anche eh, qui in Europa ci si possa organizzare eh, contro questo potere, eh, perché sappiamo che ci sono ovviamente processi migliori, processi peggiori, eh, ma quello che vogliamo dare è, è anche una scusa per poter organizzarci e per poter agire. E questa scusa è chiara: qui già 2021. de que vine el año pasado y han sido pretextos para poder seguir construyendo relaciones políticas profundas, proyectos políticos que vayan más allá de una coyuntura, sino que construyan base y construyan movilizaciones que nos que hagan ver a los de arriba que los de abajo efectivamente estamos organizados. E questa quindi è una scusa chiara. Siamo, siamo qui, siamo già stati qui nel 2021, l'anno dopo nel 2022. Eh, sono pretesti per continuare a costruire eh, progetti politici eh, solidi che, non, va, che vadano oltre quella che è la congiuntura del momento e quella che è la situazione estemporanea del momento, ma che possano creare dei processi solidi e che possano dimostrare eh, che, che noi, che ognuno e ognuna nelle proprie geografie, Eh, dal el bajo nos eh, organizamos para opornos a este sistema. Y yo obviamente quiero dar las gracias por otra vez encontrarles, verles, saludarles, ver con ustedes, poder este, saber que seguimos aquí, ¿no? A pesar de todo lo malo y también lo bueno que está pasando en este mundo, ¿no? Y eh, eh, vorré seguramente agradecerles. Eh, Perché siamo ancora qui, perché siamo di nuovo qui, siamo ancora insieme, eh, nonostante tutto quello di, di buono e di, eh, e, e di cattivo che sta passando in questa congiuntura globale. ripetere. No ok, adesso. <coughs> Per concludere anche questo intervento, Mario vorrebbe che ci unissimo tutti e tutte in alcuni, viva per questo momento. Quindi, dovete, per chi non lo sa, dovete rispondere viva. Che viva Tierra e Libertà! Viva! Che viva los pueblos indígenas! Viva. Che vivano las organizzazioni! Viva! Los La dissidenza! Las mujeres que luchan. ¡Viva! Que viva el Sherwood Festival. ¡Viva! Que viva y abaste los centros sociales del noreste de Italia. ¡Viva! Muerte al Estado, viva la autonomía. Existe Resiste porque existe. E adesso sappiamo che il tempo... No, il tempo non era molto, però abbiamo ancora qualche minuto. E dopo aver cercato di lasciare il più spazio possibile a Mario e Nissa, vogliamo fare un piccolo intervento conclusivo eh, da parte nostra, da parte di Iabasti di Bessiedi, Censore Nord-Est, nello specifico da parte di chi è, è stato eh, ed è stata eh, in carovana ne, nell nell ah, un mese fa. Scusate. Lascio la parola. Probabilmente la conclusione perfetta sarebbe stata con questi viva, però appunto ci tenevamo comunque a, a, dire, a dire qualcosa anche. Ok, meglio così? Perfetto. E, sì, appunto a portare anche le voci. Queste sono appunto una, una piccola riflessione di, fatta con uh, tutte le persone che sono state uh, in carovana con la carovana del Sur Resiste. Che è stata una carovana che ci ha fatto vedere veramente tantissime cose. Abbiamo visto la selva tagliata a metà per far passare un treno. Abbiamo visto comunità a rischio a causa di progetti portati avanti nel nome del progresso e della modernizzazione. Abbiamo visto la comunità di El Bosque che è stata distrutta dall'aumento del livello del mare, per cui ci sono case distrutte, la scuola è stata distrutta, i servizi non esistono più e l'economia sulle quali vivevano non esiste più. Ehm, abbiamo visto territori sterminati, eh, essere occupati da, da paleoliche nel nome, nel nome del greenwashing per poter dare energia a quei parchi industriali di cui si parlava prima, a dei parchi industriali in cui tra l'altro la forza lavoro sarà quella. Delle comunità indigene o di quella che viene malamente chiamata la forza migrante, quindi di tutte quelle persone che vorrebbero superare il confine con gli Stati Uniti per trovare un'altra vita e che invece non riescono appunto a, a sorpassarlo. Abbiamo visto appunto la devastazione ambientale e sociale che la ricerca di profitto porta avanti attraverso il turismo speculativo. Abbiamo visto appunto come la ricerca di profitto mercifica e brandizza la, la cultura, la cultura delle, delle comunità. Indigene. E abbiamo appunto, come è stato detto prima, ascoltato le, le testimonianze della repressione, delle torture, delle incarcerazioni sulle basi inesistenti di tutte queste comunità che resistono. Però ecco, se da un lato abbiamo visto tutte, tutte queste brutture, dall'altro lato abbiamo visto appunto anche intere comunità ribellarsi a questi megaprogetti del governo messicano, meglio del mal governo. Abbiamo visto le donne indigene in prima linea per lottare contro un progresso che guarda alle necessità di chi in realtà già ha e, non che, e che invece non guarda a quelle che sarebbero le necessità loro, appunto i servizi, la scuola, la sanità, quelle che sono già state... Eh, nominate già, già prima e appunto abbiamo visto comunità che creano autonomie, autonomie organizzative, autonomie alimentari, autonomie per la sanità, autonomie delle risorse, autonomie educative, autonomie veramente a, a tutto tondo, e in questa carovana abbiamo attraversato le strade unendoci in queste battaglie, dal grido di queste battaglie. Alcuni di questi gridi li abbiamo appena fatti tutti e tutte insieme. Per cui abbiamo veramente attraversato tutto il sud-est del Messico. E in una carovana che ad ogni tappa veramente si, si ingrandiva, si aggiungevano persone, si aggiungevano eh, persone di queste comunità che poi si sono ritrovate appunto nel, nell'incontro finale a, a San Cristobal. E in tutti questi momenti, ogni giorno che passava, sentivamo sempre di più che stavamo vedendo anche ciò che in qualche modo accade anche nei nostri territori, chiaramente in scale differenti. E abbiamo visto appunto, abbiamo pensato al Tab in Val di Susa ma anche a Vicenza. Abbiamo, passato, abbiamo pensato al cambiamento climatico che pone Venezia in costante pericolo. Abbiamo pensato al turismo che si mangia le città e si mangia i territori. Abbiamo pensato appunto alla lotta per le risorse che diventa sempre più reale e sempre più concreta. Insomma, con questa carovana abbiamo appunto da un lato toccato con mano tutte le strutture le, le brutture, tutte le strutture che vediamo. Continuamente eh, emergere e concretizzarsi in questo mondo, ma appunto abbiamo visto anche la resistenza, l'auto-organizzazione che anche noi ogni giorno cerchiamo, cerchiamo di portare avanti. Ed è proprio per questo che in ogni momento durante la carovana abbiamo sentito di essere al fianco di, di fratelli e di sorelle che lottano ogni giorno, tutti e tutti insieme contro lo stesso sistema che opprime corpi, territori, vite. Ed è appunto un sistema globale, è un sistema. Globale che si concretizza da ogni governo, che sia di destra o che sia di sinistra, perché appunto in America Latina in questo momento la maggior parte dei governi sono governi che perlomeno si definiscono governi di sinistra, governi progressisti. È però appunto un concesso di, di progresso e di modernizzazione che prevede la costruzione di megaprogetti, la conseguente devastazione dei territori e la, mili, la militarizzazione sfrenata per permettere appunto l'avanzata di questi progetti contro il volere eh, delle popolazioni. Perché appunto come Abbiamo sentito fortunatamente dire da Ralzi Beci durante quest'ultimo incontro internazionale a San Cristobal oggi viviamo guerre di espropriazione. Lo abbiamo visto in Messico, ma lo abbiamo visto anche a San Suelene qualche mese fa nella battaglia per l'acqua, lo abbiamo visto in Lutzerat, lo vediamo anche nei nostri territori. Vedi la TAB che probabilmente è l'esempio più semplice da fare. E quindi viviamo appunto in queste guerre per l'espropriazione e per la battaglia delle risorse. Perché? Perché viviamo comunque in una crisi climatica, viviamo anche però in una transizione e riassestamento dei mercati globali. Viviamo quindi appunto in quest'ottica nella quale gli Stati-nazioni si riposizionano alla ricerca di nuovi equilibri e nuovi posizionamenti al all'interno del mercato e, uh, e, delle rotte e delle rotte globali. E quindi è una battaglia per le risorse in cui però dall'altro lato vediamo come il 40% delle terre di molti paesi sono ancora libere, sono ancora libere eh, dal capitalismo, sono ancora a sono ancora del popolo e dei popoli, ed è proprio su quei territori e su quelle risorse che le mire dello Stato capitalista si sta abbattendo e si abbatterà, e lo vediamo contro i Mapuche in Argentina, lo vediamo con i Semterra in Brasile, lo vediamo con tutte le comunità che abbiamo incontrato durante questa carovana. E appunto sappiamo bene che questa lotta, questa guerra, perché è una vera e propria guerra, è solo all'inizio e tocca territori che sono vicini e territori che sono... Che sono anche lontani. E quindi ecco, questo è anche uno dei motivi perché noi, per cui noi decidiamo di, di intraprendere queste carovane e di viaggiare, per riuscire a trovare, concretizzare e rendere sempre più forte questa linea rossa che possa collegare eh, tutte, tutte le comunità resistenti. E appunto, come associazione di Abbas e di Bessé, ma anche come centri sociali del Nord-Est, vogliamo muoverci costantemente, andare anche dall'altra part dall parte del mondo per vedere con i nostri occhi: come l'economia, come il sistema capitalista e patriarcale continua ad adattarsi e a riadattarsi, cercando anche nuove forme, sappiamo appunto come il patriarcato, la battaglia per le risorse, la negazione all'autodeterminazione si esprimono continuamente in forme differenti e in differenti luoghi. Ecco, noi ci, ci muoviamo per indagare queste forme. Per indagare anche però le nuove, le differenti anzi forme di, di resistenza e di costruzione di alternative. Le vogliamo indagare perché le vogliamo anche riportare, collettivizzarle con le nostre compagne e con i nostri compagni e perché crediamo che sia fondamentale costruire comunità che sappiano porsi domande, migliorarsi e, allargar e allargarsi ogni giorno di più. Perché. Se è appunto vero che il male si può concretizzare in tantissime forme, ecco, la nostra alternativa vuole essere sempre quella di creare autonomie e di trovare le forme per l'autodeterminazione di ogni popolo e di ogni territorio, per costruire effettivamente un'alternativa che sia vera, che sia dal basso e che sia da sinistra. Ed è Proprio con questo spirito che abbiamo costruito i Climate Camp negli ultimi anni e che stiamo costruendo anche quello che sarà il prossimo Venice Climate Camp che si terrà eh, a settembre, nella prima settimana di settembre e che vuole essere un altro momento come questo, come lo è stata questa carovana, un momento in cui incontrarci, in cui discutere, in cui creare queste reti di cui abbiamo assolutamente e fortemente sempre più bisogno per poter trovare forme nuove, forme Forme continuamente che si mettono in discussione e forme forti di costruzione collettiva di una battaglia per un'alternativa. Grazie.